questa è la mia casa, il nido, il nascondiglio, la grotta. Ovviamente la casa la concepisco come un libro di memoria, così come il computer oggi. Cioè ogni immagine, ogni oggetto è un luogo di memoria. Per la parte creativa è di grande aiuto, perché sono le cose da ricordare, da tenere a mente quando si fanno le canzoni, la musica, il teatro. E sono tutti una serie di segni che servono a focalizzare l'attenzione sull'essenza stessa poi dell'arte, o perlomeno è quello che io cerco, che cosa resta di fondamentale e basico attraverso i vari paesi, attraverso le varie culture. Questo ad esempio, vedi, la Dea Tara indù, ovvero il corpo in trance, esattamente come nel tarantismo. No, veramente Questo, quando ti ricordi qua ad Addis Abeba che certo. passammo al mercato, ecco, ne comprai una decina e ho scoperto che è una specie di filtro perché protegge dentro l'orecchio, c'è cioè un liquido, al Alcmeone di Crotone la scoprì, che determina l'equilibrio della persona. Quindi in questa maniera, è una mia teoria ovviamente, creo il mio equilibrio interno aiutato da questo velo. Tara vuol dire dall'aramaico percorso circolare, cerchio, movimento. La tarandola, questa nota qui, il barbiere famoso che è registrato anche nei dischi di De Martino, la chiamava la nota che fa scattare, la nota che fa scoppiare la tarandola. Questo manda di fuori il cervello. E quindi quando nei concerti vado su questo, vedo a un certo punto, se fino a quel momento la gente è stata ferma, dopodiché comincia che la gente non sta più ferma. Comincia così, con l'idea di girare un filmino di viaggio in tournée al sud. Comincia che con Antonio non si sa mai. Di lui Fernanda Pivano, l'amica di Kerouac, di Ginsberg, di De André, diceva che era uno dei migliori dello spettacolo e della cultura italiana degli ultimi 40 anni. Metteva in ritmo e parola un'idea forte di liberazione, di tribalizzazione. Comincia qui, in una curiosa libreria, che Antonio è uno che ancora resiste, un perfetto beat, uno da sempre di fuori, un tarantolato, un marziano pitagorico nella Firenze delle transumanze turistiche. Ti rendi conto, sti benedetti titoli a me molte volte sembra quasi una canzone, anzi forse il migliore uno se lo può comporre. È sul famoso ipertesto, vedi? Io posso fare peccati di pigrizia, la lingua salvata, stella cadente, l'amante. Uno degli incontri più sconvolgenti, direi, forse la parola giusta è questa, è stato proprio quello di vedere Infantino al Folk Studio, quindi stiamo parlando primi anni 70, quindi sto parlando di moltissimi anni fa. Qual era la scintilla di quella dimensione? Era soprattutto il fatto di questa figura un po' sciamanica, questo aspetto così forte di carattere, di personalità incredibile,
che ti dava, utilizzando sicuramente dei pezzi, una parte della memoria popolare, perché Infantino è stato questo, cioè non è un cantante popolare, lui è riuscito a utilizzare il mondo della memoria, degli strumenti, però sempre per proiettarsi in avanti, per cercare qualcosa di nuovo. Quando lui, architetto, quindi con formazione filosofica, interessato al futurismo, quindi si catapulta su una scena che è quella del Nebbia Club, del Folk Studio o di altre ribalte fiorentine più o meno, diciamo, autorizzate, ecco, diciamo così, si presenta con una chitarra sferragliante, che è quella di Dylan. Nel 66 si presentava così in Italia Infantino e c'era Dylan che sferragliava da qualche altra parte. Siete malvasie, se te ne sono nudo, c'ho poco per questa fantasia. Alla nuvella, la notte, che sono non capalla. Se manca palla buona, ma ti cade manca sola. Vole e donne, ma caccia li palomi sotto pegne. Ma caccia in dali mene, se le mene sotto carne. Ma caccia in dalia, per lì ama soppolosi. Ma caccia in due portosi, chi dice che è peccato, a me è potuta ti spaccare. There was a bed, and there's one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were nine in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were eight in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were seven in the bed and the little one said, sia muscatita malvasia, se tenesse nura ciò come passa sa fantasia. Avallu e l'alanno perché sono nome una capalla. Se manca palla buona, ma che ti canta manca solo. Vole e torne, ma che c'è lì palla. Leggendo Tarantola di Bob Dylan, Bob Dylan aveva avuto un incidente di moto ed era stato in coma. Ecco dove in realtà il riaggancio, perché la dimensione dell'oscuro, il morso della taranta, della tarantola, come ti si vuole, in realtà non è che l'elemento che ti porta nella dimensione estrema, cioè il tarantato di quello che noi conosciamo attraverso i documentari è una persona che è in bilico tra la follia, la pazzia e la lucidità, a momenti di pazzia e momenti di lucidità. Quello che De Martino chiama il Sud è magia. In realtà molte delle donnine da lui intervistate che gli hanno trasmesso i testi del mondo magico, proprio del sapere magico. E quindi tutto ciò che a me interessava, più che la forma sociologica, che non era un fatto di loro, De Martino dice, vabbè, è un fatto di classe, non hanno i soldi per andare dallo psicanalista, dallo psichiatra, e quindi si rivolgono a queste ritualità arcaiche. E in realtà dietro le ritualità arcaiche c'era un immenso sapere. L'articolo è importante per me. Sì, ma non è cosa di fare un'intervista, un ennesimo articolo quando già ce ne sono tanti. Guardi, io sono di passaggio da Roma e sto proseguendo per Tricarico per preparare una performance, un concerto, lo chiami come vuole. Potrei venire con voi? Guarda chi si vede, va. Che cazzo ci vai facendo, dottore? E poi con una signora così bella vestuta, tu che mi pare proprio un mezzo barbone alla moda. Ma perché mi guarda così? Che tiene a guardare? È che da qua non c'è più l'ideologia, io sta che qua, sono disoccupato. Senti, caro corvo mio, però me lo devi dire. Dice che il tuo becco è in rapporto di divina proporzione. Proprio l'altra notte l'ho disegnato ed è proprio uguale al tuo.
e cerchiamo di non coprirci di ridicolo. Andiamo al nocciolo, non potevamo più vendere Santini. Ci facciamo una passeggiata e andiamo, vai. Spiega alla signorina che vuole sapere della taranta che cos'è. Bravo, bisogna saltellare, brava. Rola lì la che se c'ha da fa. Che tu vuole sapere, io tarantare te. Il vibrare, frullare, bisogna saltare come le tue ali, bisogna vibrare come le tue ali. Non la nera taranta, il nero deve volare, ma non te ne c'è però mo, Non mi ha fatto i passi, sciamia. Ui, cazzo, come la taranta, sono pure io. Va. E facciamolo finito questa cazzo da taranta, è diventata peggio della musica andina, è un altro modo per addomesticare i cretini. Samie, cammina, dice alla signorina di andare alla notte della taranta. Puoi andare alla notte della taranta e lì troverai tutto quello che ti serve. No, ma un mio amico... Per questo tipo di cose. Sì, ma un mio amico ha visto una sua performance alla Biennale di Venezia e io ho bisogno di lei per il mio articolo. Solo che questo per me non è un gioco, è vita. Quindi, essendo come lo era per il Living Theater, quindi è vita che diventa arte e viceversa, l'arte che diventa vita. È un approccio diverso, non è né popolare né folclorico. Ed è per questo che ho bisogno di lei, perché lei è un maestro e quello che fa è arte. Vengo da Gerusalemme senza ridere, senza acqua. 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 Sono venuta qua perché avevo un appuntamento con Antonio Infantino. Sono una giornalista e sono stata mandata a fare un articolo sulla taranta e mi hanno indirizzato qua e qui avrei dovuto incontrare Antonio Infantino. Ah, e invece tu dici Antonio hai incontrato il padre. Esatto. Ah. Questo padre che porta sul groppone un secolo di storia italiana. Tutta l'ho vissuta nella prima guerra mondiale, quando io ero bambino, avevo 3-4 anni. Avete questo che chi arrivava a Tricarica senza di una gamba, chi senza di un braccio, perché io ho uno zio che è morto in prigionia a Mauthausen. E quando giunse la notizia, allora mia madre si sciolse. Proprio come le greche, si sciolse i capelli e cominciò a piangere. Dopo di lì arrivò mia zia con dei capelli lunghissimi, neri, che si sciolse i capelli e tanse anche lei tanto. La taranta e del tarantismo è molto complesso e articolato. Sono venuta a contatto per via di una buona dose di casualità, per una coincidenza, di quelle che ci succedono spesso e che cambiano direzione ai nostri percorsi, con un personaggio interessante e ambiguo a suo modo come Antonio Infantino. Non lo conoscevo, mi dissero che proprio lui era da considerarsi il re della taranta.
dicevano che al di là delle ricerche più scientifiche di antropologi, sociologi ed etnomusicologi, la diffusione della taranta moderna, del ritmo ossessivo che contraddistingue certa musica terapeutica del sud Italia e poi con il tempo diventata in un certo senso un prodotto di massa, sia proprio partita da un disco degli anni 70 di Antonio Infantino. Quel disco contribuì ad affermare che esistevano altre cose oltre alla canzonetta romantica Tutto cuore e amore e la musica d'importazione, quella anglosassone per intenderci. La nostra musica contadina aveva un'anima e un ritmo fortissimo, resistente, irresistibile e trascinante. A nascere in mezzo alle bombe e poi portato in bicicletta attraversando tutte le linee degli americani che stavano, gli alleati. Ma ritornando al concetto iniziale di questo suono delle bombe, allora in realtà diventa ciò che caratterizza un po' anche il mio sound, molto, cioè, questa forza enorme percussiva, questa macchina ritmica percussiva, che credo che mi venga da quello, perché allora l'uso dei cuba-cuba, di questi suoni molto profondi e soprattutto questo senso ritmico. Sono nato dalla terra e dal cielo stellato, stella tra le stelle vengo tra di voi. Datemi da bere l'acqua che scorre fluida dal lago di memoria e quando avrò bevuto puro tra i puri percorrerò le strade già percorse dagli altri mistici ed eroi. Amici in bontà, giovinotti e belle figliole, di rota, a ballata sta tarantella, a ballata sta tarantata. Ma mi chiedi fare amici di fanno, no, mamma, amici di fanno, niente mi che ne moromo, o cosa ti dico? Molte cose sono cambiate adesso. Sono proprio cambiate molte cose. Hanno ritrovato anche il petrolio adesso.
per forza che sono cambiate molte cose. Mare di petrolio che non si vede. Petrolio, petrolio. A Pisticci, a Salandra, col fiume Basendo che scorre, mare, mare. Arrivando da Sabaudia, mio padre e mia madre con la bicicletta, io davanti con una cosa che avevano costruito loro apposta, e c'era tutta la gente che aspettava lì alla fontana. Mia nonna, che era, diciamo, una cantastorie locale, e per l'occasione inventò un verso. Da Roma l'ho portato questo giglio. Il giglio sarei io, Antonio vuol dire giglio, capito? Da Roma l'ho portato questo giglio, la voglio salutare questa famiglia. C'era un vecchietto che mi aveva insegnato, ci faceva vedere come si suonava il tre botte, tre colpi, la tarandella alla tricaricese, che va tato, tutato, tutato, tutato. E lui dice, per cantare bisogna imparare a prendere l'aria. Da Roma la cennò, tu costo genio, licenza voi signori, se in questi locchi si puti cantare. Sì, in questi locchi si può cantare. Cioè, automaticamente la mia respirazione si adatta e l'emissione della voce è esattamente come è per educazione. Volte dalla mattina alla sera sentivi queste campane, 500, 600, 1000 mucche che passavano. E con gli occhi dell'infanzia, come dicono nelle canzoni, con olhos da infanzia, vedevo queste cose. Ovviamente sapevamo che le vacche andavano al di là. È stata una specie di l'infinito dei leopardi, ma anziché essere la siepe, era quella montagna lì che è stata abitata fin da prima del 1000 avanti Cristo. Ci sono dei reperti favolosi, quindi proprio la storia del tempo che è passato. E quelli erano i tempi anche sì, il desiderio, cioè, quindi l'emigrazione in realtà è vero che era costretta e obbligata dalla disorganizzazione sociale, ma allo stesso tempo era questa scoperta di ciò che c'è al di là dell'orizzonte. Ed erano, quindi, i tempi anche di Rocco Scodellaro, quelli. Assolutamente. Lì c'è già voi, signora, e c'è questi loca che butica da, c'è questi loca che butica da, cara vinella, nostra vita. Allora, quando uno mi chiede a me del mondo magico, anche cioè della magia lucana in generale, anche poi del tarantismo, perché sono strettamente collegati tra di loro. Allora, per esempio, mia nonna ha una maciara locale, che appunto, cioè io andai convinto di andare dalla maga, quindi dice, guarda che tua nonna mi ha insegnato e mi ha detto che la cosa più importante è il cuore, perché lei faceva... Mi ha insegnato lei, che però lei l'aveva imparata mia nonna, ma mia nonna a me le teneva nascoste queste cose. E quindi lei aveva detto, devi sempre sul battito cardiaco, allora per sciogliere, togliere dare, o dare il ballo per togliere, e allora battendo il battito cardiaco, sette frate tenga, sette città tenga, sette frate ghiaccio, nerva batta scarvacca, nerva nervolo, scarvacca stulirva, come stai mo? Sì, frate tenga, sì, città tenga, sì, nerva batta ghiaccio, nerva scarvacca. Alla calata, ruso, alla pasta, ogni cecchio, ogni dolore.
alla calata del sole passa ogni male e ogni dolore. Stu male passa, questo male passa come l'acqua del Giordano dove bebbe Gesù Cristo. Quindi questa cosa che De Martino chiama bassa magia, rozza. E invece se tu pensi a Empedocle, a Parmenide, ad Anassagora, e il Pantarene, il tutto scorre, questo male passa come l'acqua del fiume, come passa l'acqua del fiume passa il male. Qui, come dici tu, cioè sono il riflesso di una saggezza profonda, addirittura fuori dal tempo, ma non vedo assolutamente rozzezza. Andò. Agosti è peso. C'è fumoso da va. Ma Matteo la dierna. La dierna prema, se usa c'è mia, ma ricordo. Allora, qua. No, c'è da. Ci sono due cuba cuba qua. No, sì, ah, questo era il cuba cuba. Mettelo giù qua. Come si piglia la gran gas? Sì. Da un viaggio da Creta e in Egitto dove avevo sentito un mare di percussioni, 30 tamburi che facevano un baccano incredibile e quindi arrivato a Tricarico c'erano dei ragazzi che facevano parte di un gruppo folclorico di una quarantina di persone, ne scelsi 8 e tutta la mattina alle 9 erano qui e ci mettevamo qui e non avendo strumenti ricchi, anche perché a me interessavano molto le sonorità che specie di paesaggio sonoro che arrivava dal paese, quindi le donne che urlavano, asini, cavalli, ferri degli zoccoli che sbattevano sulle pietre della strada, i suoni degli artigiani, i fabbroferrai, i falegnami. Il progetto era di creare e ricreare questo paesaggio sonoro. Mettevo in evidenza, facevo capire ai ragazzi qual era il tipo di suono che bisognava produrre, che non era la misura musicale in sé o la canzoncina, ma più, diciamo, questo gioco di rumore, suono, atmosfera. E ci mettevamo qui, arrivavano alle 9, fino all'1 mia madre preparava da mangiare, faceva una lunga tavolata qui, alle 2:30, 3 riprendevamo a suonare. A me la nostalgia non mi interessa, quindi io l'associazione combattente reduci non la voglio. Certo. Allora noi facciamo sta cosa, però è come il paradosso della palla, tu lo sai il paradosso della palla? Come no? Tu metti una palla, fai una fotografia sul mare, poi torni e fai una... Allora la palla è la stessa esattamente o non è calcolabile? Allora è meravigliosa sta cosa che... Ci saranno a distanza di 40, di 50 anni, da 75 a oggi, saranno gli stessi strumenti, ma ritrovarsi nello stesso posto, la vera nostalgia è proprio questo movimento spazio-temporale. Allora, se no alla fine che facciamo? Facciamo il gruppo folclorico, cioè, che è un altro discorso, quando non c'è essenza, non c'è sostanza. Ma comunque, cioè, 40 anni fa in Germania, mamma, crea senso. Oh, brava Costino. Ma sono 40, cioè, altri ragazzi che più o meno arrivano alla mia età. Il discorso è lo stesso, il discorso qual è? La libertà di suonare, il limite tra il rumore e il suono, l'armonia e la disarmonia, cioè è il cambiamento, non si può dire io sono il detentore della tradizione. E qual è la tradizione? Voleva inserire appunto anche un po' di ritmica, un po' di, non so, voleva inserire anche alcuni ragazzi di Tricarico. Vide sto gruppo,
e scelte una decina di persone. Io all'epoca avevo 14 anni, ero il più piccolo. Dissi tu e tu. E ci portò a casa sua. Ci portò a casa sua e cominciò a suonare sta chitarra in un modo strano. Ma quello che colpì a me soprattutto, che nella sua chitarra io sentivo la zambogna che suonava mio nonno, i miei zii e mio padre. Sentivo il rumore dei lavori che si facevano in campagna. Quindi è come se, cioè, se io tornassi a rivivere questa infanzia con questi bei momenti che ancora tuttora io voglio vivere. Sì, quando c'era a Putenza, siccome parlavo alla treganese, mi isolavano e marginavano. Poi arrivo a Firenze, non ne parliamo. E a questo punto, in realtà, è anche una mia vendetta ed è una forma di grande snobismo. Essendo di laureato con 110 lode, avendo dei premi internazionali, è un fatto di vendetta, veramente di guerriglia culturale, poter continuare a parlare utrecanese, cioè a come ha giambarato quando era piccionino. Perché non ho voluto, non sono voluto io scermene raupaiese. Sono stato costretto dai fatti. E però dovendo fare uno sforzo superiore a, che ne so, uno di Firenze, che come se a Firenze o meglio, l'arte a Firenze. E alla poi ci ho scoperto che Pitagora è meglio, che senza Pitagora il Rinascimento fiorentino non lo facevano. E questo mi faceva il sangue alla capa. Dice, ma non è... Allora tu fai questa tradizione? Cioè, no, non mi interessa la tradizione, mi interessa la forza enorme che quella cultura è, un tesoro. Se io loro, e vale per, non perché è di 2000 anni fa, perché è oro, e la nostra cultura è oro dell'umanità. Il luogo comune era come adesso ci sono i vuoi comprare, e in realtà in quel caso noi ci sentivamo, almeno anch'io mi sentivo, io mi sentivo come mi vuoi comprare. La mia povera mamma aveva fatto dei sacrifici enormi per comprare il vestito buono, perché il figlio all'università non doveva fare bella figura. Il guaio era che quel vestito che noi reputavamo buono in realtà denotava una classe che, certo, che era qui a Firenze, era un marchio di fabbrica, e quindi che diventava un distintivo di chi era. Quindi ti sei spogliato. E lì ho capito, ho detto, a questo punto, passando, mia mamma venne qui a Firenze, dice, ah, sono venuto, vieni, usciamo, andiamo a comprare un vestito, perché insomma era il cambiamento di stagione. E mi ero fatto furbo, ho detto, qui il vestito di questa mamma puntualmente mi vorrà comprare un altro dei vestiti buoni, e mica le posso dire, mamma, guarda che non capisci un tubo, qui la moda è diversa. Erano discorsi un po' strambalati per l'epoca e per lei. E quindi passammo lì a Piazza Duomo, una vetrina, e c'era un impermeabile giallo. E lì ho detto, caspita, un impermeabile giallo, questo impermeabile giallo a Firenze non lo porta nessuno. E ho detto, mamma, voglio quello. Ho detto, ma non ti sembra strano questo impermeabile giallo che sembra un semaforo, si vede dappertutto? Dice, esattamente, mi piace proprio che si deve vedere. E va, le va, 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 e va, le va. Hoc ergo totum quod est omnium vel omnia anima et mundus natura comprehensa citantum, ita omnium multiformi imaginum e qualitate variata, ut infinite qualitatum ex intervallo species esse nos scapu. Per molti possono essere quattro casette, invece la storia di quelle quattro casette, per esempio quella zona lì,
cioè tutto era il quartiere ebraico. E nel 1500 ce n'erano oltre 1000, c'erano oltre 18 fuochi, no? C'è anche il luogo dove c'era la sinagoga. Là sotto poi c'era il cimitero ebraico con lapidi ritrovati, documenti ritrovati. Dall'altro lato c'era il quartiere saraceno, Agarreno, il nome vero era Agarreni. Poi c'è la parte longobarda, la parte bizantina, quindi diciamo è una sommatoria di e incrocio di razze. In realtà non ci sono mai stati problemi a Trigarico. Giovanesse principe Barù, giovanesse principe Barù, puri regnanti chi li soi danà, cara donna la nozza danà. Antonio Infantino. Nella terra della miseria nera, fotografata in bianco e nero da Cartier-Bresson negli anni 50, mi piaceva e mi incantava. Mi lasciava estatico vedere la gente ballare, fare movimenti strani saltando o rimbalzando come una palla, col corpo in equilibrio su un solo punto del piede, muovendo mani, braccia e gambe in modo imprevedibile, improvvisato e fantasioso, ruotando vorticosamente senza pudore e conformismi, incitati da parole magiche, frasi brevi e concise, sintetiche, mottetti euforici, man mano sempre più eccitati come fisionomiche capre saltanti, gatti, cani, conigli e galline fuggenti, tortore e colombe, aquile nel cielo, porci, vacche, tori, cavalli, api ronzanti al ronzio della zampogna. Adoravo e mi coinvolgeva la vitalità che emanavano. Non erano inerti, non erano morti. Ruotando di più, sempre di più, fino a cadere stressati ma felici. Sazi. Attori di una grande pantomima al ritmo della divina proporzione. Si alternavano al centro dell'attenzione come un sole nel cielo, entrando o uscendo dalla ruota, ed ognuno in quei momenti era un re. Un eroe, un dio in sé, fuoco e luce ruotante, aurora boreale che porta il giorno nell'oscurità abissale. Carlo Levi descrive, le parole che scrive in realtà sono delle epigrafi vere e proprie, delle testimonianze di quella che lui chiama la civiltà arcaica, quindi una civiltà senza tempo, e quindi questa descrizione di quello che era il nero di Cartier-Bresson della fotografia, in questo nero senza tempo, questa oscurità, da questo nero fotografico affioravano questi suoni e rintocchi di campane. Dice sempre Carlo Levi, questo Prometeo contadino. E si apre un discorso enorme, in cui è incluso il discorso del tarantismo, ma c'è una dimensione filosofica di pensiero, che sono i pensieri dell'umanità, è l'essenza stessa dell'umanità, questa ambiguità, questa contrapposizione dialettica tra una parte oscura e una parte chiara, tra una parte panica, questa oscurità profonda che è l'oscurità senza tempo. Maestro,
Il senso che io ho della musica e l'intento di fare i tarantolati di Tricario in questo è più facile per noi, perché? Perché ci sono delle radici che ci accomunano, se andiamo a vedere ognuno di noi è mezzo parente, è mezzo cugino, ci sono delle simpatie forti e anche degli odi fortissimi, ma è proprio questo che crea una comunità. E quindi sul palco non va il cantante, non va il capo, ma va una comunità. Esatto. Però questo non vuol dire che uno da ruba l'auto, ecco, questo è fondamentale. Ha detto per un muro qua scavato fresco. Vanno a crescere, a crescere in agio, non si è mai fatto presa, è sempre scudato da me, se creggia amore, un mondo è da già senza da me, un mondo mica già da attorno a te, perché immagino raccomanda a crescere se non sono mai stata raccomandata, se cresce la donna è mai passata, se non ci ha mai pensato, scordiamo il passato, passato è passato, ma a me mica mi è passato, non è mai passato, il passato mica è passato. A livello di intensità, è come se fossero 40 anni, quando ci sono loro che sono uguaglione. Antonio costituisce un ponte, cioè un trapasso da un passato, un presente che sta vivendo mo, e un futuro che sarà solo uguaglione. Pasqua, certo. vince tre cariche, ha suonato che tanto. Sì, no, ma ho fatto le vince tre cariche, vince tre cariche, non, capito non bene, c'entra, il problema, non la c'entra non niente. Storia. Cioè, esatto. Questo è già il futuro che lo stiamo creando. Allora è chiaro che loro avranno un linguaggio diverso. Ma non dimenticheranno che è una radice che ci accomuna, il fatto di stare insieme, giovani, vecchi, che facciamo, ci ambuttiamo, riceve, però pure loro partecipano, cioè non si sentono esclusi. Cioè quello che dice nella Populorum Progressi è completamente negato in Basilicata, quindi che vadano a verificare le carte e i documenti che certi signori hanno scritto. L'altro, a questo punto a noi ci resta il cervello, acqua, petrolio e cervello, ma il cervello, siccome la scuola pitagorica e la scuola eleatica, cioè il fondamento del pensiero occidentale, il fondamento stesso del pensiero scientifico, stranamente è nato nella stessa zona. Cioè lo stesso De Martino quando fa le indagini sociologiche sul tarantismo, quindi su questi legami con l'ancestralità remota dell'essere umano e tutto il resto, dice non dimentichiamo che gli stessi posti, luoghi che noi rimproveriamo di superstizione però sono gli stessi dove è stata la culla della scuola orfico-pitagorica. Per quanto possano renderci schiavi, però che non si mettano in testa di annebbiarci la coscienza, perché purtroppo riusciamo a leggere perfettamente nei loro pensieri.
siamo qui dopo 40 anni esattamente nello stesso posto. La storia non esiste, esiste lo spazio, esiste la musica. Ed esistono le scale enarmoniche. Un solo suono, una sola anima, un solo corpo, una sola testa. Tutto è uno, uno è tutto. E teo uno, omnia esse videantur. E i bambini, lei aveva i puntini della robbia che danzavano. E lei, il vero tarantismo, è questa sua libertà. Chi è tarantato, morso dalla taranta e deve liberarsi del bene, deve avere questa sua libertà. La libertà che hanno i bambini. E quindi come esercizio proprio, come pratica, non c'è nessun maestro più dei bambini, perché ci insegnano la purezza della vita. E quindi lei adesso ballerà, vedi con che naturalezza lei lo fa, perché è libera e così lo dobbiamo essere anche noi. Prego, si accomodi, vai Paolè, vai, balla pure. Era un modo formalizzato che aveva la cultura contadina di reprimere e normalizzare le donne. La maggior parte degli scritti sull'argomento sono il 99% fatti da uomini che dialogano, discutono su questo e nessuno si è domandato, si è posto il problema di capire che cosa sente, che cosa vede, cosa vive una tarantata, perché poi la maggior parte delle tarantate sono donne. Non è solo alle donne. Prima parentesi. Quindi sia uomini che donne? Sia uomini che donne, sia nobili che poveri, non è relativo alle classi sociali, fondamentale. Ci sono testimonianze dove parlano di nobili che all'interno del castello, nella zona del Gargano ad esempio, del 1600, delle testimonianze dove una volta all'anno, eccetera, eccetera. Venivano morse dalla tarantola e questo veleno, in qualche modo doveva, queste donne o uomini, questi esseri umani, dovevano essere guariti. E quindi attraverso danza, musica e una serie di movimenti che addirittura... E colore. Sono i tre elementi fondamentali per la pratica, per la terapia della taranta, per guarire dal veleno. In realtà anche questo è fondamentale. Bisogna tenere sempre presente che si guarisce dal veleno, non si guarisce dalla taranta o dal morso. Il morso è lo strumento che induce veleno nell'essere, nel corpo umano, e quindi, così come qualsiasi pratica medica, è un sistema terapeutico di origine pitagorica, galeno. Molti lo conoscono come la medicina galenica. La medicina yunani e la medicina ayurvedica indiana ha esattamente gli stessi fondamenti. Perché ovviamente c'è una cosmologia e il tarantismo va inserito nella cosmologia. Sì. Scusami Antonio, io purtroppo devo scrivere un articolo che sarà molto breve, il giornalismo funziona un po' in maniera diversa, quindi ho bisogno di sintetizzare questi concetti per chiuderli d'accordo, in un articolo perfetto. Per la redazione. Conosco i pregi e i difetti della comunicazione. Allora, fare un articolo vuol dire entrare nella verità degli argomenti, vuol dire cogliere l'essenza. Passiamo dalla natura, è come se la natura legata alla magia. Magia viene da imago, immagine, vuol dire lo schema, come dire la formula della relatività di Einstein è magia. Il valore della formula magica è lo stesso di quello della relatività. E quindi in questi scritti orfici delle origini ritrovo quella cosmogonia che è identica a quella che ricercano nell'anello di 30 km del CERN a Ginevra e gli altri che stanno costruendo adesso anche in Italia.
La transumanza, almeno per me e come per noi, è una delle cose più belle che ci siano. Come diceva qualcuno, diciamo sono, se parliamo di tradizioni e radici, sono credo le radici più profonde che abbiamo. Io mi ricordo da bambino vedevo passare le mucche con i campanacci sotto e se fate caso, se ascoltate... Se ascoltate il suono della mia chitarra vi sembrerà di sentire una mandria intera. Si avvicina al suo. Adesso le cose che ti farà sentire in realtà sono fondamentali perché il suono mette in moto la materia e la modifica. E quindi adesso ascolterai queste forme molto arcaico di suoni che servono appunto per curare proprio per l'efficacia che pronunciati in un la forza che hanno se le parole sono pronunciate in un certo modo. Lei li chiama incantesimi. Incantesimi, in realtà il nome è, in dialetto è lo patulese. Patulese. Patulese, lese vuol dire ciò che allieta il dolore, il pathos. Come se fermai Gesù lo fiume Giordano. Il numero padre, il figlio dello Spirito Santo, fermate veleno e scicchionante. Maria Santissima a me, purtroppo di tutto in ogni Sandra a me, purtroppo di tutto in ogni la spondata lo solo passi cieli di loro. Basta questo, la spondata lo solo passi cieli di loro. Non vai là. No giorni santi, domenico si ho lodato, festina ne fa gerna di Maria, risposa quell'ingrate Caterina, a questa festa voglio andare anch'io. Mulitini alle pulite panna,
che cubarena le giornate grandi, moletinia le pulite vesta, che cubarena le giorni di festa, mo tanti ricudori capissiria, fino a Luca ciutina si inordinai, fino a Luca ciutina si inordinai, la via di la chiesa se ne andai, mo tanti cadra si imburiata menda. Per favore non seguite un filologico, non c'è un filologico, è la presenza, è il suono. Io sto emettendo dei suoni, quel suono diventano parole. Potrei, se no faccio come faccio. Cioè questi sono i suoni primari, perché noi se dimentichiamo questi aspetti della profondità. Ma profondità vuol dire ritrovare Orfeo. Allora non è importante se io dico Orfeo o dico oscurità, posso dire anche la mia follia e la mia pazzia, ma se la mia follia e la mia pazzia, che è propria del tarantato, quando io... I palcoscenici di casa sono un luogo metafora per i concerti di Antonio. È qui che diventa un predicatore, che stabilisce come Ulisse un nesso mitico con il ritorno, che sperimenta oggi la lontananza dell'ignoto e l'esilio della natura, che si trasforma in esploratore dell'assenza e da lì ricorda e propone futuro, diciamo così. Basilicata, Val d'Agri, ci sono intorno le torce delle torri di perforazione del petrolio. Neri campi di neri pannelli solari, paleoliche e le trivelle. Del petrolio per il futuro, per il futuro. Fabulo Strixer, il briccone divino, che è un personaggio che nasce tra i nativi indiani, tra gli indiani americani, ed è una sorta di dietto che ha contemporaneamente, come dire, le genialità più assolute, il narcisismo più assoluto, la cialtroneria che è tipica proprio del dietto, e in tutto questo poi rimane un personaggio che è sempre, sempre straordinario. A tu mi cai la taranda, ti mucicai un cuore, ti mucicai un cuore la taranda. Lasciatelo passare su un malevento. Ronzano, ronzano.
ronzano, ronzano, ronzano i pensieri dalla testa del padre, moltiplicandosi, 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 ronzano, 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 uomini come api, api come uomini. Era il 1975 e, se proprio la devo dire tutta, Antonio Infantino era molto rock and roll, nel senso che io lavoravo in una radio privata, Radio Blu, si metteva musica per ore e ore, non come oggi, che le playlist le diceva qualcun altro e tu ti limiti a chiacchierare, a scegliere qualche canzone, ma insomma si metteva la musica che si voleva e era facile, all'epoca era molto facile mettere Frank Zappa e subito dopo Antonio Infantino. La Gatta Mammona era diventato, nei limiti chiaramente del possibile, una sorta di hit alternativo, perché raccontava le stesse cose, metteva insieme cultura popolare e voglia di cambiamento, cioè quindi tradizione, come era per i Rolling Stones che prendevano il blues e lo facevano diventare qualcos'altro. Infantino prendeva la tradizione del sud del nostro paese e la faceva diventare qualcos'altro. Ballata, 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 ballata tarandello, è sangue vivo sto sud, è sangue vivo. Esatto, era una questione di ritmo, la questione del ritmo era assolutamente fondamentale, perché noi ragazzi di allora, ma insomma anche quelli grandi allora, insomma in molti, cercavamo un ritmo che fosse diverso, perché eravamo cresciuti e abituati a pensare, nostro malgrado, che il ritmo fosse solo una questione americana sostanzialmente, no? Da cui attingevamo. Dal rock and roll in poi il ritmo era tutto arrivato là, dalla musica nera, dal soul, dal rhythm and blues, e noi ci piaceva anche molto la canzone italiana, però il ritmo non c'era, proprio era una roba che dovevamo prendere. Poi parliamo di personaggi non solo Infantino, ma insomma pensa alla compagnia di canto popolare, il Canzone del Lazio e poi Infantino era il più primitivo di tutti, era quello che ci diceva un ritmo nostro noi ce l'abbiamo, è profondo, è radicato da millenni da qualche parte, attaccato alle rocce, attaccato alla terra, attaccato alle nostre vite, basta solo tirarlo fuori. E poi c'era questa cosa della possessione, a me l'idea che fossero i tarantolati di Tricarico, cioè gente fuori da ogni possibile catalogazione. Essere tarantolato significava essere libero in qualche modo, essere assolutamente totalmente fuori dagli schemi e in qualche modo incodificabile e inafferrabile. Era bella l'idea, cioè al di là di tutto, noi appunto, come diceva Gino, che pensavamo che tutto questo arrivasse solo da un incrocio di una strada del Mississippi, dove il diavolo chissà perché si ferma lì e non viene, che ne so, appunto nelle strade del sud Italia o a Ostia, scopriamo che si può essere tarantolati, si può essere stati toccati dal diavolo o comunque da qualche entità superiore per raggiungere l'estasi in musica. Non era niente male. Ah!
e il suo nomadismo che l'ha portato, abbiamo detto, da Tricarico a Firenze, al Belgio, all'Olanda, poi di nuovo a Firenze, l'ha portato a un certo punto anche in Brasile. Ci abita, sì, e produce, ovviamente, come sempre fanno gli artisti quando capitano da qualche, certo, parte. Tra l'altro va detto che lui in Brasile non va come musicista, lui in Brasile va perché uno suo zio prete lo chiama, siccome lui è un architetto, a costruire la chiesa a Uba Uba. Avevo letto nella Terra del Rimorso di De Martino che c'erano relazioni tra il tarantismo dell'Italia meridionale, degli zar d'Etiopia e dell'umbanda brasiliano. Quindi più o meno del tarantismo me ne stavo interessando e si presentò l'occasione di amici che erano in Brasile, dice: ah, vieni, vieni a lavorare in Brasile che c'è il lavoro come architetto. E quindi andai lì, diciamo così, insomma, faccio un po' la professione dell'architetto, come di fatto è successo, e approfitto nei tempi morti, diciamo nei tempi liberi, di fare delle ricerche sulla musica brasiliana, che mi affascinava per questo rapporto con la tribalità. Tutto bene, Antonio? A volte mi sembra di vedere dei miraggi, delle permanenze dimensionali di chissà quali mondi. Arrivano, se ne vanno, tornano, ritornano. Non mi pongo nemmeno più il problema di capire se sono veri o no.
pezzo di passato, un pezzo di presente, un pezzo di futuro che affonda le sue radici nella storia. Loro i briganti, ladri di galline, guardie a boschi, falegnami, muratori, messi in carcere per aver rubata la gallina del principe. Piazza del Sud, è là che torneremo a combattere e ad essere briganti di nuovo. La tradizione che navo, la tradizione ce l'avo, la tradizione cingiavo, la tradizione cingiavo. Chissà perché, la moto strisciò per oltre 10 metri. Strisciava anche il mio corpo sull'asfalto. Mi risvegliai in ospedale dopo 6 giorni di coma. Con gli occhi insanguinati, il mondo e le persone sembravano di cartone. Foto d'epoca, figure color seppia, con vuoto dell'essere, morso dalla tarantola. Ist zu künstlich, behaupten die Neodadaisten. Wir wollen natürlich sein. So sieht das dann in der Praxis aus. Infantino è così anche perché ha fatto, anche forse perché non ha fatto una scuola vera, ha costruito se stesso attingendo a esperienze e a contatti diversi. Molti di questi, di queste esperienze sono di tipo relazionale. A Firenze lui ha rapporti con un compositore straordinariamente innovativo all'epoca e rimasto tale, Giuseppe Chiari, e lui racconta di una esperienza anche per lui fondativa, Giuseppe Chiari che getta delle monete sulla membrana di una gran cassa, da cui deduce poi l'idea di suonare gli oggetti e di autocostruirsi gli strumenti. Giuseppe Chiari, che dopo ha fatto parte anche lui del gruppo Fluxo, partiva più dal concretismo e dal situazionismo, quindi dall'essere in quel momento, carpire il senso. C'è una cosa meravigliosa che faceva lui, prendeva delle monetine e le lanciava sulla cassa, sulla gran cassa. E anche quella in realtà è una teoria musicale meravigliosa, che parte dalle nozioni del futurismo, del rumore, no? Il rumore è musica. Bene, è un'affermazione e uno ci può arrivare. E lui invece era questa, le note non hanno più una misura, ma senza misura producono... Allora il tuo orecchio a questo punto, dopo che vedi che quello prende le monetine e ci pensi e lo senti con l'orecchio, dici ma che meraviglia, effettivamente non mi sono reso conto, come le gocce dell'acqua che piove. Dice, ma che questa cosa, fortuna che ho avuta,
essere da questo mondo di suoni naturali, rurali, cambiarsi a questi suoni urbani. Sì, la parola stessa vuol dire per l'appunto oscurità ed Euridice vuol dire luce. Quindi attraverso, ma il suono, ecco questa è la raffinatezza, il suono si sente anche nell'oscurità, ecco perché è Orfeo che suona. Quindi è questo il suono che sente nell'oscurità che ci rende vivi. Mentre il visivo ha bisogno del giorno, della luce, l'oscurità no. Cioè, sempre ci tiene sempre desti, siamo sempre vegli, svegli. Nel senso, la nostra memoria è sempre attiva. Questa è la chiesa che hai costruito in Brasile? Sì, hai detto bene, letteralmente costruita, perché in realtà, oltre ad aver fatto il progetto, anzi, siccome era gente poverissima che viveva nella foresta, non sapevano leggere il disegno, quindi ho dovuto fare il modellino in modo che capissero tutti che cosa bisognava fare. È autocostruita, cioè tutti ci siamo messi, erano 300-400 persone e sabato e la domenica si costruiva parte della chiesa. Riprende la capanna degli indios, cioè quella che loro usano come comunità. E questo sei tu con i tarantolati? Qui sì, questo nel 77 al Club Tango a Sanremo. E fu clamoroso, c'era l'intero, tutta la gente in platea che ballava, i custodi, come si chiama, le maschere erano impazzite perché non le, secondo loro li dovevano obbligare a star fermi. Successe una baraonda, la prima volta nella storia dell'Ariston che la gente ballava e saltava. Antonio è veramente la tradizione, le radici, la conoscenza nel senso più alto del termine. Lui è un artista, evidentemente è un artista, un grande artista, ma un artista di tipo rinascimentale, cioè l'artista completo. Lui non fa solo musica, architettura naturalmente, pittura, ma soprattutto lui ricerca, studia, quindi è l'artista scienziato del Rinascimento che vuole conoscere e trae da questa ricerca continua poi gli elementi che trasmette in forma poetica o in forma artistica, che per certi versi a volte è più enigmatico, però a volte è più diretto. A volte un gesto artistico di Antonio trasmettono e comunicano molto di più di un intero libro che posso scrivere io. E Antonio incarna questa idea di rapporto umanità-natura. Beh, lo vediamo nei suoi quadri, lo vediamo nella sua musica, lo vediamo nella sua storia, nelle sue radici, nella capacità poi di far evolvere questa musica, questa poesia. Si diceva prima, è comunque evoluzione la sua musica. Io mi ricordo quando le prime tarantelle, no? Quando si discuteva, quelli di Tricarico non sono d'accordo perché non è proprio così, hai cambiato. Ma certo che devo cambiare, certo che la devo esprimere in un modo diverso. E Antonio lo fa, riprende la tarantella, riprende una tradizione antichissima e la
trasforma in modo violento, propositivo, straordinario, che parlava a noi tutti, ragazzi. Ci diceva quello che volevamo fare, ci parlava del nostro futuro, della capacità di trasformare il mondo. Allora hai deciso di partire. Sì. Quindi tu volevi andare alla notte della Taranta, in realtà, cioè il ribaltone teatrale è che io vado alla notte della Taranta. Non più il tarantismo per una persona, che come il tarantismo privato, così come era una volta, a singola, e diventa invece il tarantismo di massa, ma solo quando... come quando ti identifichi veramente col pubblico, quando cade la quarta parete, allora tu puoi avere questo momento di grazia, di comunicazione al di là di tutti i filoni commerciali. Non c'entra più l'umano, l'organizzazione, ma c'entra l'energia tellurica, l'energia della terra. E come finisce quella storia? Cioè la storia di questa atavicità del rituale, del tarantismo, questa ancestralità, questo essere prima di tutto esseri umani. Thank you.
e guarda, accurri e guarda, soccurri e salva, tuo figlio l'ha preso, tutto l'han spogliato, un due ce l'han chiodato. Siamo alla fine del viaggio, un viaggio con l'Antonio di oggi che è qualcosa di più di quello dei grandi concerti e dell'energia di un tempo, di quello che incantava popolo, principi e baroni con il suo ritmo magico. Oggi è un filosofo che cammina sul confine di un rito personale, cercando la luce della divina proporzione. Viviamo nel buio e la questione principale della modernità non è la terra che gira intorno al sole, ma che il denaro giri intorno alla terra. Così diventa più difficile incontrare la bellezza o vedere un trickster, uno stregone, uno sciamano, un loser che riesca ancora a camminare. E questo fa il giovane vecchio infantino. Cammina sulle proprie gambe, odiando i viaggi, come diceva Lévi-Strauss, e sussurrando i detti di Parmenide, delle masciare lucane, di Don Juan, stregone yaki messicano, per arrivare attraverso il fiume che scorre, a possedere il dono dell'aquila. Noi siamo limitati nella nostra esistenza perché ci veniamo isolati come polli in allevamento. Quindi il tarantato, io perciò mi sono interessato dei tarantolati in quanto tali, in quanto rappresenta il momento di libertà estrema, senza nessun condizionamento e senza nessun conformismo. Questo non è né vecchio e né nuovo, fa parte dei valori essenziali dell'umanità. Sette prate tenga, sette città tenga, sette abbrabata al ghiaccio, nel abbrabata scarvacca, nerva nel volo, scarvacca su lingua, come stai mo? Sì, prate tenga, sì, città tenga, sì, nel abbrabata al ghiaccio, nel abbrabata scarvacca. Alla calata del sole alla passa ogni ceglia e ogni dolore. Alla calata del sole passa ogni male e ogni dolore. Sto male passa, questo male passa come l'acqua del Giordano dove bebbe Gesù Cristo. Tuo figlio l'ha preso, tutto l'han spogliato, un duce l'han chiodato.
e vive le buone.